Serale Amici 2022 quarta puntata, eliminati, crollo Aisha, Stash assume Critical. La serata di sabato 9 aprile minuto per minuto, chi è uscito e il secondo eliminato in cassetta, il ricordo di Piero commuove. La quarta puntata del serale di Amici 21 si è aperta con il ricordo di Piero. Maria De Filippi appena è entrata in studio ha chiesto subito di inquadrare dei cartelloni che il pubblico ha dedicato al suo assistente di studio. Piero è stata una figura rassicurante anche per chi ha seguito da casa, per anni e anni, i programmi di Maria. La sua assenza comincia a farsi sentire, tant'è che Stefano De Martino è entrato in studio con gli occhi commossi. Poi la forte emozione è rientrata e tutti si sono concentrati per portare a casa la registrazione precisa, come voleva lui, ha detto la conduttrice. Una gara di addominali ha dato la possibilità a Stefano De Martino, vincitore della gara, di scegliere la busta con la squadra che avrebbe iniziato la partita. Sono stati pescati Zerbi e Celentano, che hanno subito sfidato i Cuccatodo. Hanno vinto i primi, grazie ai punti di LDA e Luigi. La seconda sfida tra Michele e Carola contro Sissi è stata invece annullata, il motivo? Il punto decisivo era quello di Stefano, che non è riuscito a scegliere tra Carola e Sissi, quindi Maria è andata avanti. I professori vincitori hanno nominato tutti e tre i cantanti della squadra Cuccarini-Todaro. Quest'ultimo ha definito questa nomination una buffonata perché non hanno chiamato Nunzio a rischio, visto che lo hanno sempre nominato. Aisha eliminata ad Amici, lacrime e forti emozioni con Lorella e Maria. I giudici hanno salvato subito Sissi, poi è stata eliminata Aisha contro Alex. Questo è solo l'inizio, puoi essere orgogliosa di quello che hai fatto perché io lo sono moltissimo. Il pubblico ha salutato Aisha con un forte applauso. Todaro è andato ad abbracciare Aisha. Mentre Lorella faceva notare quanto sia bello avere un contatto con gli allievi. Per via del Covid, infatti, non ci sono contatti tra allievi e nessun altro. Anche Maria ha dedicato bellissime parole ad Aisha. Sono felice di averti conosciuta. Mi sono divertita alcune volte con te. Sei piena di vita, una persona con tanta anima. Parli poco, ma quando parli ha un senso e a volte è meglio parlare poco e parlare quando le parole hanno un senso. Spero che Star Qua ti abbia aiutato a capire che non sei sola se non vuoi essere sola. Non deve essere una scelta essere soli alla tua età. Aisha ha ringraziato tutti, allievi e produzione e professori. Si è detta dispiaciuta, non vorrebbe tornare alla vita che aveva prima ma è comunque soddisfatta di ciò che ha fatto ad Amici 21. Amici. Quarta puntata serale, Critical l'enunzio, chi è stato eliminato? La squadra dei Cuccatodo si è diretta verso gli spalti, ma avevano già intuito che sarebbero stati subito richiamati e si sono fermati a metà strada. Anche la seconda partita è stata portata a casa da Zerbi e Celentano, LDA e Michele hanno conquistato due punti importanti. Alex è stato l'unico a prendere il punto con un'esibizione praticamente perfetta sulle note di Let It Be.
c'è stato il classico scontro tra Celentano e Todaro, nel quale si è infilato De Martino che ha invitato la maestra per un ballo nel tentativo di calmarla. Stavolta sempre i professori hanno messo al ballottaggio Serena, Nunzio e Alex. Quest'ultimo è stato subito salvato, poi Nunzio è andato al ballottaggio finale. La terza partita ha visto sfidarsi la squadra Zerbi Celentano e quella Peparini Pettinelli. Zerbicele hanno vinto anche questa 2-1, stavolta l'unico punto dell'altra squadra è stato vinto da Albe. Per l'allievo della Pettinelli sono arrivati anche i complimenti di Zerbi per la performance. Nel guanto di sfida tra Michele e Dario invece c'è stata una discussione tra la Celentano e lo stesso Dario, che ha sbottato. Se il mio movimento può sembrare sempre lo stesso stile è perché ho personalità. Grandi complimenti per Luigi che si è cimentato con il rap contro Critical. Della squadra perdente i giudici hanno salvato subito Dario, mentre Critical è finito al ballottaggio con Nunzio. Stash, la proposta inaspettata a Critical. Cosa faranno insieme? Maria si è collegata con la casetta invitando tutti ad andare sulla gradinata e ha cominciato a parlare con i due a rischio eliminazione. Si è scoperto che Nunzio non stava bene, aveva un forte mal di testa dalla mattina. La conduttrice gli ha detto che era pallido e bianco in puntata, Nunzio con la sua solita ironia ha risposto che per fortuna si era truccato. Maria è stata secca nel dire il verdetto, allora, esce Critical. Poi però ha aggiunto, non so se può farti piacere ma Stash mi ha detto di chiederti se vuoi aprire dei suoi concerti. Lui ne sarebbe onorato. Critical aprirà i concerti dei The Colors, perché ovviamente ha accettato, quindi è uscito con un piccolo sorriso tra le lacrime.